Hi children, ciao bimbi! Today we are going to do an activity about the five senses. Oggi faremo un'attività sui cinque sensi. That are the hearing, l'udito, with the ears, con le orecchie. The smell, l'olfatto, with the nose, col naso. The taste, il gusto. With the mouth, con la bocca. The view, la vista. With the eyes. And the last one is the touch, il tatto. With the hand. Oggi faremo il mio senso preferito, my favorite sense, the smell, l'olfatto. Allora, faremo una scatolina. Per fare un gioco, per giocare con l'olfatto. Allora, ci servirà una scatolina, tipo una scatola da tè. Io l'ho decorata, l'ho colorata. You can paint it, for example, la potete dipingere, oppure la potete anche lasciare così come volete voi. E poi andremo a creare questi divisori qua. Vi faccio vedere come si fanno. Si prende del cartoncino, the paper. E poggiamo la scatola sul cartoncino, così vedete? In questo modo. E disegniamo la forma della scatola. Allora, senza essere troppo precisi, tanto non importa. Così. E lasciamo 1 centimetro di spazio da ogni lato. E facciamo 3 rettangoli, adesso vi faccio vedere. Così. Ok? Poi ritagliamo, ritagliamo. La grandezza della mia scatola, io avrò bisogno, come avete visto, di tre di scusate, due divisori. Poi potete farne quanti volete a seconda di quanto volete fare grande la scatola. Così, vedete? Ora li pieghiamo. In questo modo, così. E li andremo, io l'ho già fatto per far prima, li andremo a inserire. Ta-ta-ta. Ci riusciamo. Piegato troppo poco. Così, li andremo ad inserire qua dentro, vedete? Qua dentro, e poi con lo scotch li attacchiamo e in questo modo verrà così. Poi prendiamo, oh là là, the napkins e il tovagliolo. Prendiamo un tovagliolo di carta, lo dividiamo a metà, lo tagliamo. Così, e ci verrà un rettangolo. E faremo questo lavoretto qua. Vedete, verrà poi così. In pratica, prendiamo per esempio the rosemary, il rosmarino. It smells so good. Odora, ha un odore buonissimo. Lo mettiamo in mezzo, così. Vedete? Poi chiudiamo il fazzoletto in questo modo e facciamo una sorta di caramellina, vedete? Così. Poi prendiamo del filo e lo leghiamo, facciamo un nodino. Così. Perfetto. Ta-dan! Adesso vi faccio vedere come si fa il gioco. Prendiamo la scatolina e prendiamo i nostri odori. Io ne avevo già preparati prima. Questi qua sono i due rosmarini, quindi due per ogni odore.
due rosmarini, qua ho messo del sale con dell'olio essenziale al limone, with lemon, e questo qua è basilico, basil. Facciamo così, mettiamo un rosmarino, un basilico e un sale qua. E poi faremo così, quelli rimasti fuori li teniamo davanti e per esempio annusiamo questo. It smell of lemon. Odore di limone, quindi cerchiamo un po' qua nella scatola qual è la sua coppia, quale di questi odora di limone. Sentiamo un po'. No, this one is rosemary, it is lemon. Ulla. This one? No. Yes, this one is lemon. Abbiamo trovato la coppia. Provate a giocarci anche voi a questo gioco bellissimo, provate anche a sfidare mamma e papà. Vediamo chi di voi indovina più odori. Ciao bimbi, bye bye!